bentornati su questi schermi e bentornati al nostro annuale appuntamento sulle coppie tossiche di Temptation Island. Questo, ragazzi, è il momento dell'anno in cui il livello del canale scivola inesorabilmente nel trash, però è anche un momento molto amato perché abbiamo tutti quanti l'occasione di trarre qualche lezione utile dalle tragedie altrui, perché no, in fondo è legale. C'è ben poco da anticipare, andrei direttamente ad analizzare le coppie che quest'anno, secondo me, ragazzi, si sono superate, cioè hanno fatto proprio faville, più che un villaggio turistico, questo mi è sembrato un ricovero per persone pericolose per se stesse e per gli altri. Piccola comunicazione, ragazzi, farò del mio meglio per rendere fruibile questo video anche a chi non ha visto un singolo episodio della trasmissione. Cercherò di riassumere anche in che cosa consista Temptation Island, di fare un riassunto del percorso delle singole coppie in maniera da poterci orientare meglio tutti quanti, pure appunto chi il programma non lo segue. Ragazzi, vi devo spoilerare che parleremo anche di come si sono evolute le coppie dopo la fine definitivissima della trasmissione, perché ci sono stati dei risvolti allucinanti. Anche quest'anno, ragazzi, ci tengo a ribadire che io non sono una psicologa. Mi piace la psicologia, amo la psicologia, mi piace studiare psicologia, tuttavia sono una ciarlatana, cioè sono solo una che, come tutti i concorrenti di Temptation Island, ha fatto e continuerà a fare scelte di vita sbagliate. Ci tengo quindi, ragazzi, a sottolineare che questa presunta psicanalisi dei personaggi sarà soltanto un gioco, non sarà niente di serio. Considerate tutto quello che dirò in questo video come una chiacchierata da bar. Comunque, detto ciò, ragazzi, bentornati in questo nuovo caldo episodio di psicanalisi delle coppie di Temptation Island. E io ho un video per te. Prima di cominciare, ragazzi, contestualizziamo. Che cos'è Temptation Island? Temptation Island è un docu-reality. In questo docu-reality sei coppie etero più tossiche di un cocktail a base di vodka di sottomarca e candeggina vengono separate per 21 giorni. In pratica in un villaggio vengono messe tutte le fidanzate, in un altro villaggio vengono messi tutti i fidanzati. Le coppie non si incontreranno e non si sentiranno per 21 giorni. Passeranno piuttosto questi 21 giorni in vacanza insieme a 12 single del sesso opposto, 12 single particolarmente conformi agli standard di bellezza correnti, che hanno la missione di tentare i fidanzati e le fidanzate. Missione molto difficile che in genere richiede almeno una ventina di minuti. Lo scopo del reality, ragazzi, è quello di aiutare le coppie a capire se il loro rapporto sia recuperabile oppure se non abbia più senso di esistere, quindi se sia molto meglio farla finita. Ovviamente, manco a dirlo, ragazzi, i due villaggi sono tappezzati di videocamere e ogni settimana il gruppo dei fidanzati e il gruppo delle fidanzate vengono convocati prima l'uno e poi l'altro sopra uno scenografico tronco. In quell'occasione il presentatore, tale Filippo Piscidia, mostra a ognuno di loro un video, ovvero un collage di videoclip che mette insieme tutti i vari momenti in cui il fidanzato o la fidanzata nell'altro villaggio si è comportato male. Ciò, ragazzi, può andare dal semplice parlare male del partner. Il microfono ha preso vita. Dicevo che il presentatore mostra ai concorrenti, ai fidanzati e alle fidanzate, un collage di videoclip, di momenti, di sketch in cui il fidanzato o la fidanzata nell'altro villaggio si è comportato male. Ciò, dicevo, ragazzi, può andare dal semplice parlare male del partner fino al piazzargli un paio di corna davanti a tutta l'Italia, ovviamente con tutte le varie sfumature che ci stanno nel mezzo. Allo scadere dei 21 giorni le coppie si riuniscono e decidono se tornare a casa insieme oppure se lasciarsi definitivamente. In genere noi, ragazzi, speriamo che si lascino. Il fallo di confronto può essere richiesto pure prima dello scadere dei 21 giorni, ovviamente, anche perché se no sarebbe sequestro di persona. In qualsiasi momento uno dei due membri della coppia può dire: Filippo, senti, io devo parlare col mio ragazzo, noi ce ne andiamo, chiedo il fallo di confronto immediato. Questa cosa comunque di solito accade quando, cioè in teoria dovrebbe accadere quando la persona che richiede il fallo ha già preso una decisione, ha capito che non c'è più niente da recuperare nel rapporto, per esempio, e che quindi non ha senso continuare a farsi la vacanza a spese di Maria De Filippi, oppure al contrario ha deciso che è meglio parlare subito per tentare di non peggiorare ulteriormente le cose. La
prima coppia dell'edizione 2021 di cui parleremo non può che essere quella formata da Valentina ed Harry Styles, anche detto Tommaso, che sebbene sia durata poco ci ha lasciato traumi permanenti. Cercherò di essere obiettiva quando parlo di questa coppia, ragazzi, però sappiate che per me non sarà affatto facile, perché per me Tommaso è un trigger, il che vuol dire che mi rievoca dei traumi passati molto spiacevoli, quindi io mi impegnerò per non parlare di lui con una sequela di parolacce, però non vi prometto niente. Tommaso e Valentina vivono insieme da 2 anni, tra i due c'è una differenza sproporzionata di età, perché lei ha 40 anni mentre lui ne ha 21, tuttavia ragazzi la differenza di età è proprio l'ultimo dei loro problemi, infatti se è vero che l'amore non ha età, è vero anche che 19 anni di esperienza di vita in più a Valentina dovrebbero pure averle insegnato che le persone come Tommaso siano da frequentare solo se sei una psicologa e lui ti passa 70 euro l'ora, invece a quanto pare no. Tommaso infatti, ragazzi, soffre di una gelosia morbosa nei confronti di Valentina, la quale tendenzialmente se la accolla, infatti sembra che non siano a Temptation Island per far sì che Tommaso la finisca, cioè che metta se stesso alla prova e superi le proprie fisime, ma affinché Valentina dimostri a Tommaso che lui si può fidare di lei. Ciò, dico, avrebbe un senso se Tommaso fosse geloso di lei in quanto ripetutamente cornificato nel tempo, ma non è così. Cioè Valentina non gli ha mai fatto niente, non gli ha mai fatto un torto, lei anzi è proprio sulla via della beatificazione, quindi lei appunto non ha niente da dimostrargli, perché la gelosia di Tommaso, ragazzi, è un problema di Tommaso che nasce e vive dentro la testa di Tommaso. Ciò significa che Valentina potrebbe pure, non lo so, spillarsela e comunque lui continuerebbe a sentirsi geloso di lei. Infatti il problema di Valentina, ragazzi, non è soltanto la paura che Valentina lo possa tradire e si possa infatuare di un altro, ma lui ha anche paura che qualcuno possa guardarla, cosa su cui chiaramente lei non ha controllo alcuno. Invece, ragazzi, secondo Tommaso lei dovrebbe prevenire gli sguardi altrui andando in giro con una tenda addosso, quindi nella sostanza se qualcuno le guarda le gambe è perché lei non si è coperta abbastanza, perché probabilmente lei voleva che le guardassero le gambe. Sarebbe tuttavia un errore immaginare Tommaso come un padre padrone austero e maschilista, cioè è maschilista sicuramente, austero non so, diciamo che sembra più Calimero. Tommaso, ragazzi, è una persona chiaramente disturbata, la sua gelosia si presenta apparentemente più come una fobia che come una forma di dominio, ma penso che questo sia, cioè questa percezione che abbiamo sia dovuta al fatto che lui sia piccolo, non abbia la barba e spesso tremi, cioè dà proprio un'idea di fragilità Tommaso. Al di là dell'apparenza però, Tommaso esercita come un dominio sulla fidanzata, lei anzi gli è completamente sottomessa e ce ne accorgiamo prima ancora che i due si separino. Infatti, ragazzi, cominciamo a sentire l'antifona il primo giorno, quando le coppie sono ancora insieme, si trovano ancora sulla spiaggia, diciamo sulla zona neutra di Lismore Sur Lé, e arrivano i tentatori tutti incappucciati come ogni anno, cioè diciamo questa scena molto coreografica in cui i tentatori si avvicinano vestiti da Beati Paoli per poi spogliarsi in maniera molto appunto coreografica, molto scenografica, e a quel punto ai fidanzati e alle fidanzate viene richiesto di scegliere un tentatore, però cioè ragazzi è comunque una cosa, cioè lo prevede il regolamento, ok, lo devi scegliere, ma è una scelta comunque senza impegno, cioè una cosa fatta per gioco. Infatti di solito il tentatore che viene scelto in questo momento della trasmissione non è mai quello con cui poi il concorrente va alle gare di più durante il percorso, durante il soggiorno. Insomma, quando Filippo dice a Valentina quale tentatore scegli, lei, ragazzi, risponde: non me ne piace nessuno. Che è proprio molto credibile. La sua risposta desta un certo imbarazzo pure al presentatore, che le dice: guarda Valentina, cioè devi sceglierne per forza uno, sei a Temptation Island, non so se te lo ricordi, non so se pensi di essere al Grande Fratello. Quindi Valentina alla fine, ragazzi, un po' contrariata, ne sceglie uno a caso, proprio anche con un certo disprezzo. Ma il momento chiave, ragazzi, è questo: quando Valentina e Tommaso si salutano, Valentina gli chiede: sei contento di quello che ho detto? Tommaso, ragazzi, non sembra proprio contentissimo, cioè lui le chiede in modo molto angosciato, molto ansioso, come mai abbia scelto proprio quel tentatore. Ho
Ho rivisto questa parte della puntata e mi sono accorta di una cosa che rende il tutto ancora più disturbante, se possibile, e cioè che prima ancora che Valentina scegliesse il suo tentatore, Tommaso, quando è stato chiamato a fare la sua scelta, ha detto: io premetto che comunque nessuna è bella quanto Valentina, lei è la più bella di tutti, nessuna sarà mai più bella di Valentina. Dopodiché, una volta che fa la sua scelta, guarda Valentina e le dice: tu devi dire la stessa cosa che ho detto io, hai capito? Comunque, che succede? Le coppie si separano, ciascuna se ne va nel villaggio ad essa destinato, e Tommaso subito viene chiamato nel pinnetto, che sarebbe questo loculo qua dove ci sono un televisore e dei comodi oggetti di ceramica da rompere in caso di eccessi di ira. In questo pinnetto, ragazzi, a Tommaso vengono mostrati dei video in cui c'è la fidanzata che sceglie i bikini da indossare durante il soggiorno alle Ismoros Relais. Questi bikini, ragazzi, li fornisce la trasmissione stessa alle concorrenti, perché lo sponsor principale della trasmissione è Tezenis. A Tommaso però questa cosa non va bene. Tommaso preferirebbe che questa trasmissione fosse sponsorizzata dal monastero delle Clarisse. Infatti, appena vede che Valentina si sta provando i costumi a due pezzi, va fuori di testa, dice ai propri compagni con quest'aria molto fobica e angosciata che lo caratterizza: ma perché si metterà il bikini? Ma il bikini si mette? Io gli ho preso i costumi interi, mo si mette il bikini. Io le ho preso i costumi interi, le ho messo in valigia i costumi interi e ora lei si mette il bikini. Quindi, ragazzi, capito il livello? Lui le ha pure fatto la valigia per assicurarsi che i capi di abbigliamento fossero adeguati al suo medioevo. Ora, ragazzi, il percorso di Tommaso si divide in due parti. Durante la prima parte lui va fuori di testa per ogni minima cosa fatta dalla fidanzata. Cioè, il semplice fatto che Valentina parli con persone del sesso opposto lo innervosisce, gli genera ansia, il respiro di Tommaso accelera, sembra che gli stia per venire un coccolone, e ogni volta che lei balla o scherza con un tentatore, lui perde la tramontana. Che cosa? Tutta la prima parte del percorso di Tommaso, ragazzi, si svolge in questo modo. Ora, non c'è bisogno di essere Freud per capire che Tommaso abbia qualche problema. Infatti, ragazzi, Tommaso è un geloso morboso patologico, e questo lo abbiamo capito tutti, però la particolarità dei gelosi patologici qual è? Che vivono in un delirio, cioè vivono in un vero e proprio stato delirante. Si tratta infatti di un delirio lucido, quello di Tommaso, che è lucido, però è comunque una forma di delirio. Per l'esattezza, ragazzi, il problema di Tommaso è detto delirio di infedeltà, noto anche come sindrome di Otello, detto così in onore del personaggio shakespeariano che ebbe l'infelice idea di soffocare Desdemona perché convinto che lei lo avesse tradito. Il delirio di infedeltà è proprio di chi è convinto che il partner gli appartenga totalmente, cioè proprio come gli appartiene un'automobile, come gli appartiene un qualsiasi altro oggetto acquistato con i contanti. Il sentimento provato nei confronti del partner, infatti, è esattamente quello che si prova nei confronti di un'automobile pagata 50.000 euro, che è perfetta, è full optional, però ha il difetto del libero arbitrio, cioè domani potrebbe accendere i motori e decidere di andarsi a parcheggiare definitivamente nel garage di un altro. Pensate che disdetta se succedesse una cosa del genere. Chiaramente, ragazzi, in una situazione del genere tu cosa fai? Cosa faresti? Cercheresti di impedire questa cosa mettendo le ganasce alle ruote, il blocca sterzo al volante, chiudendo il garage con il lucchetto. Dico, tanto è soltanto un'automobile, non stai certo ledendo un suo diritto, non è dotata di sentimenti, anzi al contrario è l'automobile a ledere il tuo diritto alla proprietà privata se non se ne resta al suo posto. Ecco, ragazzi, per Tommaso Valentina è un'automobile col difetto del libero arbitrio. Chi soffre del delirio di infedeltà, ragazzi, può essere riconosciuto e inquadrato in vari modi. Uno dei sintomi del delirio di infedeltà è la dipendenza affettiva dal partner, perché il geloso patologico è dipendente dal partner in una maniera appunto morbosa, che è visibile a chiunque lo frequenti, perché non è una cosa che il geloso patologico nasconde. Un esempio, ragazzi, lo abbiamo visto in questa scena. Eccoli, amore, sta arrivando, amore, amore, mi sento, amore, vale, amore, non mi guarda.
Su una cosa devo dire. Ora il geloso morboso, ragazzi, si convince che il suo possesso esclusivo sul partner sia continuamente messo a repentaglio, però per motivi che si immagina lui. No, la cosa che ha detto che io mi so portato tutti i vestiti sexy, ha detto che se li vuole mettere, quello è già una cosa che non mi va bene. Così vuol dire che gli piace mettersi sexy per questi ragazzi. Tutte queste convinzioni non sono altro che deliri, perché non sono cose fondate. Il meccanismo è molto simile a quello della paranoia, in cui il delirio consiste nell'immaginare che qualcuno, per esempio, ci stia seguendo, ci stia osservando. Sono convinzioni allucinate, però attenzione, perché ragazzi, non si tratta di allucinazione, perché se l'allucinazione è una proiezione sensoriale, cioè tu vedi qualcosa che non c'è, senti voci che non ci sono, tocchi qualcosa che non c'è, il delirio invece emerge solo a livello cognitivo, cioè l'unica cosa che tu hai è il tuo sospetto. Questo, ragazzi, che cosa implica? Implica che il sistema di valori del geloso morboso sia costruito su regole deliranti che mirano ad attutire il sospetto con la prevenzione, con l'evitamento, cioè lui cerca di prevenire delle situazioni che lui sospetta possano accadere. Queste regole deliranti, ragazzi, il geloso morboso di solito le chiama rispetto. Se tu mi rispetti, devi sottostare alle mie regole. Un esempio di regola delirante, ragazzi, è: non ti puoi mettere la gonna corta perché se la metti mi manchi di rispetto. Le regole del geloso morboso, come vedete, ragazzi, si basano su premesse sbagliate, infondate, ma soprattutto prive di qualsiasi logica, al punto che qualsiasi persona senta il geloso morboso argomentare i motivi della propria gelosia, di solito non li condivide e anzi li trova surreali. Ora, ragazzi, prendiamo tutto quello che abbiamo detto e parliamo di Tommaso più nello specifico. Prima di approdare a Temptation Island, Tommaso dice a Valentina una frase. Questa frase sarà la base che darà un senso a tutte le regole che lui le impone. Lui, infatti, ragazzi, le dice: il tuo corpo è sacro. Pronuncia questa frase come se fosse una cosa del tutto normale. Ecco, a occhio e croce, ragazzi, Valentina non è una mucca indiana, quindi il tuo corpo è sacro è una premessa illogica, infondata, sbagliata ed è una manipolazione bella e buona, perché suona in modo romantico. E se Valentina va ad accettare questa frase, questa cosa che il suo corpo sia sacro, perché trascinata dal romanticismo che questa frase emana, allora ecco la fregatura: tutte le regole assurde e sessiste di Tommaso, ragazzi, finalmente avranno un fondamento logico. Persino il non mettere un bikini avrà un senso logico, perché il suo corpo è sacro, quindi non lo deve mostrare agli altri. Ma la verità, ragazzi, è che il corpo di Valentina non è sacro, è un corpo come tutti gli altri, che va ovviamente rispettato, ma non perché abbia un qualche valore aggiunto rispetto agli altri corpi, rispetto al corpo di come si chiamano le altre, semplicemente per umana decenza. E soprattutto, ragazzi, cosa fondamentale che Tommaso non ha capito: il corpo di Valentina va rispettato per rispettare Valentina, non per rispettare Tommaso, perché il corpo appartiene solo a chi detiene il cervello in esso inserito. Fa, ragazzi, che cosa vi dicevo? Che il geloso non ha altro che il suo sospetto come prova delle proprie illazioni, però purtroppo se lo fa bastare, cioè lui vive di sospetti e vive andando ossessivamente alla ricerca di indizi che confermino i propri sospetti. La sua ossessione, ragazzi, lo porta a interpretare degli eventi normalissimi come se fossero atti di disonestà gravissimi da parte del partner. Ad esempio, Valentina mette un vestitino scosciato, Tommaso interpreta questa cosa come la mia ragazza vuole piacere agli altri, quindi è disonesta, quindi non mi posso fidare di lei. Vuol dire che gli piace mettersi sexy per questi ragazzi. Come potete immaginare facilmente, ragazzi, si va a instaurare un delizioso circolo vizioso, perché il geloso perde la fiducia nel partner tutte le volte in cui si immagina, cioè tutte le volte in cui gli scatta il delirio, quindi le sue regole si fanno sempre più restrittive e il geloso morboso tende ad attribuire la colpa di queste restrizioni proprio alla vittima, perché lei è stata disonesta con lui, quindi adesso non merita fiducia. Se tu vuoi che io divento meno geloso, tu mi devi dimostrare che sei perfetta, perfetta. Questo tipo di delirio, ragazzi, distrugge una vittima in due fasi. Allora, nella prima fase gli fa perdere la misura della gravità, cioè le fa credere che ogni sua azione sia grave in egual misura, dal mettere il bikini al rifugiarsi presso l'hotel Eufemia con l'amante, tutto è
egualmente grave, perché ogni cosa è tradimento. Il geloso morboso, infatti, ragazzi, a differenza degli altri, non lascia correre, non lascia mai correre, perché non distingue le cose per cui vale la pena arrabbiarsi, litigare, dalle cose che invece andrebbero ignorate, perché sì, magari ti danno fastidio, comprensibilmente ti danno fastidio, però sei in grado pure di capire che amen, è un problema tuo, cioè ci metti un po' di sale e ingoi questo rospo. No, il geloso questo non lo fa mai, il rospo non lo ingoia, piuttosto lo fa ingoiare al partner. Tutto ciò chiaramente, ragazzi, porta una vittima di un geloso morboso a vivere con la tremarella e a valutare perniciosamente ogni singola azione prima di farla, così che più delle volte la vittima ricorre all'evitamento. Magari ha voglia di uscire con le sue amiche, però pensa, ah, appena glielo dico si arrabbia, litighiamo tutto il giorno, poi se lo faccio lo stesso lui me lo rinfaccia per tutta la vita, poi restringe ulteriormente le regole perché dice che io gli ho mancato di rispetto, quindi evito a priori di uscire con le amiche, manco ci provo, manco glielo dico, cioè capite che è una situazione paralizzante. Immaginate questo, immaginate di vivere in una società totalitaria che punisce tutti i reati con la pena di morte, cioè che tu rubi un lecca-lecca al tabacchino o che ammazzi una persona, finisci sul patibolo. Si vive in costante allerta e quindi ogni volta che devi muovere un dito ti fai mille domande. Se lo muovo questo dito commetto un reato? Forse dovrei muovere un altro dito? Forse dovrei tagliarmi la mano? Ecco ragazzi, è così che si sente la vittima di un geloso. Questa è una cosa che la distrugge psicologicamente, perché a un certo punto la vittima non capisce più in che misura sia effettivamente responsabile della gelosia del partner e in che misura invece il partner sia completamente pazzo. La maggior ragione non riesce più a capirlo se il partner è riuscito nell'intento di isolarla dalle altre persone con le quali lei si potrebbe confrontare. In sostanza, ragazzi, la vittima ha una certa si domanda, ma non è che niente ha ragione lui, non è che niente è tutta colpa mia, sono io che ho sbagliato troppe volte nei suoi confronti e quindi lui giustamente ora non si fida più di me? Ecco, nel momento in cui scatta questo pensiero, ragazzi, la vittima è fottuta perché ha perso fiducia in se stessa, si convince di essere una persona brutta, deprecabile, perché ha commesso degli errori imperdonabili, ha fatto soffrire tante volte il partner quando poteva evitare di farlo soffrire, perché obiettivamente il dispendio di energie richiesto dal scegliere un vestito col pantalone invece che con la gonna corta era proprio talmente esile da renderla colpevole di averlo voluto fare soffrire per forza. E quindi, ragazzi, cioè lei si sente fortunata a un certo punto, si sente fortunata perché lui, al contrario, è una persona dalla morale incorruttibile, eppure è rimasto con lei. Quindi lei, appunto, è fortunata. Infatti frasi ricorrenti delle vittime dei gelosi morbosi, ragazzi, sono è un uomo d'altri tempi, è un bravo ragazzo, dove lo trovo al giorno d'oggi un altro uomo così incorruttibile, che ha occhi solo per me, che non mi tradirebbe mai. Cioè questo, ragazzi, è essenzialmente il motivo per cui queste relazioni si protraggono per anni e la vittima non dà un calcio nel sedere al suo carnefice. Ma la verità è che la presunta morale incorruttibile è dovuta esclusivamente al fatto che il geloso, ragazzi, sia troppo concentrato sui propri sospetti per accorgersi delle altre donzelle. Forse ho parlato del geloso usando sempre soltanto il maschile, non so, non me ne sono accorta, è stata una questione di comodità, perché stavo pensando a Tommaso e Valentina. Ovviamente può soffrire di questo delirio anche una donna, però teniamo in conto che è una cosa meno frequente. Ciò è dovuto a fattori ambientali che risalgono fino alla preistoria. È una cosa molto interessante, mi piacerebbe parlarne, però sinceramente ho fretta di arrivare alla parte in cui Tommaso mette le corna a Valentina. Il secondo modo in cui il geloso morboso distrugge la propria vittima è sottraendo la realtà alla sua logica. Ora mi spiego meglio, perché mi rendo conto che questa frase è un po' mistica. La realtà viene sempre deformata dal soggetto geloso in maniera tale che lui abbia un motivo per essere geloso. Vi faccio un esempio. Vabbè, vi ho detto all'inizio che Tommaso è un trigger, per me l'abbiamo capito tutti, volevo evitare di tirare in ballo la mia esperienza personale, però qui c'ho un esempio che proprio calza troppo a fagiolo. In passato sono stata con una persona molto simile a Tommaso e
In sostanza non dovevo avere amici maschi. Il motivo qual era? Il motivo era che questi amici maschi potenzialmente ci potevano provare con me. La logica alla base di ciò era forzata, però comunque ancora ce n'era quantomeno una parvenza. Tuttavia, ragazzi, questa logica veniva a mancare quando venivo sottoposta a severo giudizio perché intrattenevo relazioni di amicizia con maschi dichiaratamente omosessuali. Perché? Ebbene, ragazzi, questa persona mi diceva che questi miei amici potevano stare fingendo di essere omosessuali solo per potermi frequentare, solo per poter uscire con me liberamente, però alla prima occasione avrebbero tirato giù la maschera, nonché i pantaloni. Che cosa? Quindi capite bene che spiegare a queste persone i motivi per cui non dovrebbero essere gelosi è abbastanza inutile, perché la loro realtà purtroppo sfugge alla logica. Vivono su un altro pianeta ed è bene, ragazzi, manco cercare di scendere a compromessi con queste persone, perché ci si va a invischiare in una relazione ad alto grado di tossicità. Proprio meglio fuggire alle prime avvisaglie, perché il compromesso non sarà mai un'opzione, sarà una finta opzione, cioè ti verrà proposto un compromesso ma di base sarà sempre sbilanciato a favore del geloso morboso, che alla prima occasione appunto si inventerà una balla e motiverà delle ulteriori restrizioni e ti strapperà dalle mani questo compromesso che ti aveva proposto inizialmente. Ma torniamo a Tommaso, ragazzi. Non appena Tommaso guarda il primo video di Valentina, si surriscalda proprio alla velocità di un Samsung Note 7 e c'è da dire che gli vengono mostrati dei video proprio banali che secondo me a qualsiasi altro fidanzato manco li avrebbero fatti vedere, perché proprio manco valeva la pena scomodare i montatori, perché obiettivamente, ragazzi, Valentina non fa niente. C'è per esempio una scena in cui Valentina esce nel villaggio con un bikini e con il copricostume sopra, tutto tipo bucherellato. A Tommaso mandano il video di questa scena perché giustamente, ragazzi, la regia conosce i limiti di questo ragazzo e cerca di metterlo di fronte alle proprie debolezze, non perché la regia sia interessata a guarirlo ovviamente, ma per farci scioccare tutti quanti di fronte alle sue esagerazioni. Diciamo che, ragazzi, riassumendo tutto il percorso di Valentina, la sua malefatta più grave e più imperdonabile è stata giocare in spiaggia con un tentatore. Tipo, questo tentatore la prende per le caviglie e poi tipo la fa camminare a mo' di carriola, dopodiché se la mette sulle spalle e quindi lei inavvertitamente gli poggia i seni sulla schiena, ma giusto perché la natura con lei è stata generosa, non certo perché si voleva strusciare su di lui, e si capisce valutando il contesto. Tuttavia, ragazzi, per Tommaso Valentina è probabilmente incinta del tentatore. Di sicuro ha perduto la sua virtù, perché comunque ha fatto una cosa che è inaccettabile. Dunque, come direbbe Filippo, già per Tommaso la misura è colma. Questo momento in cui Valentina gioca con il tentatore funge da spartiacque, perché Tommaso decide che Valentina va urgentemente rimpiazzata in quanto non è all'altezza della sua morale, quindi ci prova con la prima tentatrice che incontra, che guarda caso è una bonazza. A questo punto, ragazzi, siamo sì e no alla seconda puntata di Temptation Island nel villaggio. Dunque saranno passate sì e no, cioè sarà passata sì e no una settimana, e Tommaso si avvicina alla tentatrice Giulia. Scambiano due chiacchiere contate, dopodiché succedono delle cose losche nella jacuzzi. Tommaso entra nella stanza di Giulia dove non ci sono telecamere, ci rimane per molto tempo e lei dichiarerà alla redazione che Tommaso l'abbia baciata lontano da occhi indiscreti. Valentina, ragazzi, vedendo queste scene non fa una piega, cioè lei è convinta che Tommaso stia facendo tutto sto casino per ripicca e che la voglia punire per il comportamento che ha tenuto nel villaggio. Tuttavia, ragazzi, giunge un nuovo video nelle mani di Valentina in cui si sente chiaramente Tommaso che dice esplicitamente a tutte le tentatrici del luogo che il suo rapporto con Giulia non sia una ripicca verso Valentina, ma che a lui piaccia realmente Giulia e che ciò gli fa capire che lui non era veramente preso da Valentina, non era veramente innamorato di lei. Ragazzi, io ho una mia teoria. Tommaso in un altro momento aveva detto di avere scelto una donna così tanto più grande di lui come Valentina, perché ormai a 40 anni la sua vita se l'era fatta, non era più una ragazzina, le possibilità che lei ancora si volesse divertire erano veramente basse secondo la sua testa. Ciò lo faceva sentire più al sicuro con lei.
significa ciò? Significa che nel momento in cui Tommaso vede che la fidanzata invece si fa una vita, si diverte senza di lui, dice vabbè, a sto punto mi piglio una più giovane, una mia coetanea, chi me lo fa fare di stare con Valentina, che pure è una persona così libertina nonostante ci abbia 40 anni. E mi rendo conto che è un ragionamento di uno squallore proprio inqualificabile, ma comunque lo sarebbe anche se si fosse fatto qualsiasi altro tipo di ragionamento. Quindi a questo punto, ragazzi, colpo di scena: Tommaso bacia la tentatrice davanti alle telecamere. La bacia una volta, due volte, tre volte. La quarta la trovate in abbonamento premium. Lui, ragazzi, si comporta proprio come se fosse in vacanza con la fidanzatina, tranquillo, le dà bacetti sulla bocca, stampo, se la limona, cioè non riesce minimamente a dare un peso al proprio comportamento. Ma poi c'è, ragazzi, nessuno nel villaggio che gli diceva: Tommaso, non sei in Erasmus, sei su Canale 5, la tua fidanzata ti sta guardando, quindi ti hai preso una decisione, fai le valigie e te ne vai. Ma in tutto ciò, ragazzi, come reagisce Valentina vedendo queste scene scandalose? Valentina, ragazzi, reagisce così. Questa non è una foto, questo è il video completo della sua reaction alle corna. Valentina, ragazzi, chiede con molta calma il falò di confronto immediato, anche se sollecitata da Filippo, perché lei chiaramente si è fatta di oppiace e non sente niente. Non sento niente! Sono impenetrabile! Come Achille! Questo falò, ragazzi, avrà del surreale. Allora, Filippo entra nel villaggio dei fidanzati, e dice a Harry Styles, detto Tommaso, che Valentina ha richiesto il falò di confronto immediato. Quindi lui saluta la tentatrice con un bacio infogliato, dopodiché si dirige al falò, dove dichiarerà serenamente a Valentina di voler tornare a casa con lei perché la ama, ma non prima di averle rinfacciato tutti gli errori che lei ha commesso. Cioè, in pratica la scena è la seguente: Tommaso prende i video di Valentina in cui lei, ragazzi, non fa niente se non vivere come una persona normalissima, e glieli fa vedere uno per uno tutto indignato, mettendo sotto la lente di ingrandimento ogni singola cosa che ha fatto la fidanzata, facendo passare per cose losche delle cose, cioè non dico innocue, ma sì, lo dico, innocue, perché un tentatore che prende Valentina per le caviglie e la fa camminare tipo carriola, cioè di norma non è un buon motivo per rimproverare una persona, non a Temptation Island, non dopo che l'hai fatta più cornuta di un antilope. Per di più, ragazzi, ogni volta che Valentina cerca il dialogo, cerca di stoppare il video per ribattere, lui la zittisce, la mette a tacere e le fa shh, zitta, shh. Cos'è? Ti si è rotta l'antenna? Questo gesto, non me lo fai. La cosa che ci ha lasciati tutti molto destabilizzati è che Valentina, ragazzi, effettivamente si sia zittita, cioè lei non ha fiatato e ha continuato a giustificarsi alla meno peggio per tutto il falò senza che ce ne fosse bisogno. Ma la cosa più grave, ragazzi, è che in tutto il falò, voi se non l'avete visto non ci crederete mai, ma Valentina è così impegnata a giustificarsi che non ha fatto alcun accenno al fatto che lui l'abbia tradita. Cioè, con questo falò abbiamo raggiunto livelli così bassi che io penso di avere visto il nucleo della Terra a un certo punto. Praticamente si va a instaurare questo squilibrio abissale in cui Valentina assume il ruolo dell'infame, mentre Tommaso assume il ruolo della povera vittima. E quando per sbaglio gli viene fatto notare che lei non abbia fatto nulla di grave, lui se ne esce con la più deresponsabilizzante frase del mondo, ovvero: ma tu lo sapevi che io sono malato, quindi queste cose non le dovevi fare. Ah, e che liberazione! Cioè, il fatto che lui sia geloso non dipende da lui, poverino è malato, non ci può fare niente, quindi lei ha la responsabilità di tutelarlo in quanto persona malata, mentre lui non ha alcuna responsabilità, non si deve sforzare. E se lei rivendica un briciolo di libertà, si qualifica come una carnefice sadica che vuole aggravare volontariamente le condizioni del suo povero fidanzato infermo. Un ricatto emotivo, ragazzi, della peggior specie. Peccato che la scusa di Tommaso non stia in piedi, infatti la sua malattia non è invalidante, non lo rende incapace di intendere e di volere. Ciò significa che, caro Tommaso, se sei sufficientemente lucido da renderti conto di essere malato psicologicamente, curati, quantomeno provaci. Cioè, io penso che se
sospetti di avere una malattia al cuore, vai dal medico specializzato in questo tipo di patologie, quindi vai dal cardiologo. Quindi, se hai il sospetto di essere malato di mente, vai da uno psicologo o vai da uno psichiatra, comunque vai da qualcuno, vai anche da un prete, basta che vai da uno bravo. Anche perché, ragazzi, qui siamo ben oltre quel tipo di disturbi, quali possono essere per esempio l'ansia, la depressione, che una persona che ti ama ha, dovrebbe avere l'accortezza di aiutarti a superare, aiutarti a gestire. Non è la stessa cosa, perché se è una patologia come l'ansia, come la depressione, fanno del male principalmente alla persona che ne soffre, la malattia del geloso morboso consiste esclusivamente nel dominare l'altro fino ad annullare totalmente la sua persona. Più si annulla il suo partner, meglio sta lui. Quindi chi giustifica questo tipo di comportamento con la scusa della malattia mentale può usare lo stesso filo logico per giustificare le oppressioni di Hitler, perché poverino, lui soffriva del complesso del messia, credeva di avere la missione di salvare il mondo, poi c'aveva pure qualche chiaro disturbo della personalità, quindi capito, comunque lui era malato e su questo non ci piove. Cioè, sul fatto che a Hitler mancasse qualche rotella penso che siamo tutti d'accordo, quindi gli ebrei dovevano pure capirlo e lasciarsi reprimere senza opporre troppa resistenza per non rendergli le cose più difficili. Voglio dire, c'è un po' di rispetto per i malati. Finalmente, ragazzi, a un certo punto Filippo interrompe questo strazio, si intromette e dice: scusate, invece di menarcela con il bikini e la carriola, perché non parliamo del fatto che Tommaso abbia limonato con la tentatrice così duramente che solo a guardarli mi è venuta la clamidia? Tommaso, come ti giustifichi per quello che hai fatto? Ebbene, ragazzi, Tommaso per fortuna ha un'ottima spiegazione per quello che ha fatto. Allora, lui in pratica ha fatto un sogno. In questo sogno Valentina aveva un braccio mozzato, lui la guardava e le vedeva questo braccio mozzato e non gli piaceva più. Quando si è svegliato ha capito che il suo inconscio gli voleva comunicare che a causa delle cose che Valentina ha fatto nel villaggio, lui non vedeva più Valentina come la vedeva prima. Quindi tanto valeva buttarlo alla prima tentatrice che gliela filava. Un circo. Io capisco che Valentina non abbia pianto di fronte alla scena delle corna. Quello che non mi spiego è come mai Valentina non abbia riso di fronte a questa frottola. Che poi Tommaso molto coerente, cioè ti sei dato del malato mentale, dopodiché parli di inconscio, parli di interpretazione dei sogni, cioè ma chi vuoi convincere? C'è Freud nella tomba che si sta rigirando come un sofficino, che vorrebbe urlarlo ai quattro venti: tu vuoi solo farti tua madre! E poi altra incoerenza, cioè Valentina ti deve secondare in ogni tuo capriccio perché sei malato, però se tu la vedi con un'infermità, cioè con un braccio mozzato, e quindi quella che ha una presunta patologia è lei, peraltro soltanto in sogno, la prima cosa che fai appena ti svegli è slinguazzarti un'altra perché lei ha perso il suo savoir-faire nei tuoi sogni. No, ma comunque non fa una piega. Comunque gira e rigira questa frittata, ragazzi, si finisce di nuovo che è Valentina a giustificarsi e addirittura è Valentina a giustificare lui che non è capace a farlo da solo, tanto che a un certo punto, ragazzi, Filippo gli dice: senti Tommaso, toglimi una curiosità, ma tu sei ancora innamorato di Valentina? E Valentina, ragazzi, risponde al posto di Tommaso, proprio non gliene dà neanche il tempo e si intromette al posto di lui e dice: beh, c'è stato un sentimento forte tra di noi, mica c'è un tasto on off, come a dire è normale che lui provi ancora un sentimento per me. Vabbè, Filippo si rivolge nuovamente a Tommaso e gli chiede: Tommaso, ma tu usciresti da qui da solo o con Valentina insieme a lei? E Tommaso, ragazzi, come se fosse la cosa più normale del mondo, risponde: no, con Valentina ovviamente. Che cosa? Valentina, ragazzi, interrompe nuovamente Tommaso e dice a Filippo: certo Filippo, alle nostre spalle c'è un bagaglio troppo forte per dividerci in questo modo brusco, quindi ora noi dobbiamo parlare. Ma di che cosa dovete parlare? Lui ha una palla al piede, non ti lascia vivere, ha detto dentro il villaggio che non ti ama più, si è fatto la storiella d'amore con un'altra fregandosene altamente dei tuoi sentimenti, ti tratta come se fossi il suo cagnolino, ti dice shh, ti dice stai zitta, ma di che cosa dovete parlare? Ma quale bagaglio ci può essere alle vostre spalle tale da oscurare quello che ha fatto lui? Manco il bagaglio di Mary Poppins può colmare una cosa del genere. Ma pure tu, Tommaso, dico io, cioè 10 minuti fa, prima di venire al falò, hai salutato la tentatrice con un bacio, l'hai illusa praticamente, che cosa hai ancora da raccontare a sta crista? Ma fai una cosa onesta nella tua vita, mandati a fanculo.
tutto da solo. Insomma, ragazzi, a questo punto quello per cui la misura è colma è Filippo, che tutto furioso si trasforma in un raggio missile con circuiti di 1000 valvole e attacca Valentina chiedendole: Valentina, adesso tu fai parlare me, c'hai 40 anni, lui ce ne ha 20, tu hai visto che lui ti ha tradita e adesso tu lo stai giustificando. Adesso mi devi levare una curiosità, tu lo stai giustificando in quanto sua compagna e fidanzata oppure lo stai giustificando in quanto mamma? E Freud, ragazzi, ritrova finalmente la pace dell'anima e si acquieta nella sua bella tomba. Valentina invece si sente toccata nell'orgoglio, palesemente, e quindi risponde: no Filippo, ma che cosa hai capito? Guarda che io l'ho presa la mia decisione, io voglio tornare a casa da sola senza di lui, e lo molla lì. Grazie Filippo, cioè sei il mentore di cui tutti abbiamo bisogno. Ora ragazzi, vi dirò una cosa, a me Valentina ha dato l'impressione di volere evitare di proposito di parlare del tradimento subito, cioè secondo me lei ha proprio evitato l'argomento perché era in fase di negazione. Non so se avete presenti le 5 fasi del lutto, che si chiamano del lutto però si applicano a tutti i tipi di traumi, no? Ci sono varie fasi dopo un trauma che si passano, tra le quali c'è anche la fase di negazione, cioè non accetti che quello che hai visto, quello che hai subito sia accaduto realmente, e quindi ti crei appunto delle giustificazioni, delle razionalizzazioni per dare un senso diverso a quello che ti è successo. Secondo me Valentina stava cercando di convincersi che la colpa fosse sua, fosse di lei, per deresponsabilizzarlo e far sì che avesse un buon motivo per tornare con lui. Questo perché, allora, nel complesso Valentina mi sembra una persona che ha molta paura di rimanere da sola. Valentina sembra avere un amor proprio piccolo così, e in una situazione come la sua, cioè il fatto che lei abbia 40 anni, un matrimonio finito male alle spalle, è una situazione che può favorire la paura di non trovare un compagno per la vita. Ciò chiaramente può portare di conseguenza ad accettare quello che ti passa il convento, perché pensi: lui mi piace, io gli piaccio, è un bravo ragazzo, se lo lascio dove lo trovo un altro ancora? Mi tengo questo, che è sempre meglio un Tommaso oggi che uno Stefano domani. Quindi appunto secondo me queste insicurezze di Valentina l'hanno messa nella condizione di non volere elaborare l'evento del tradimento, perché se lei avesse elaborato la situazione lo avrebbe dovuto lasciare a sto ragazzo, e quindi dentro di sé lei continuava a sperare che lui avesse fatto tutto sto casino solo per ripicca. Così da dare appunto tutta la colpa a se stessa e non lasciarlo. Ma per far sì che questo meccanismo di difesa di Valentina non crollasse come un castello di carte, l'argomento tradimento doveva rimanere tabù durante il falò, perché se ne avessero parlato e Tommaso, invece di incolpare lei, invece di dire tu hai fatto la carriola, tu sei stata una persona deprecabile quindi io ti ho tradito, avesse detto la verità, e cioè no, io non l'ho fatto per ripicca, l'ho fatto perché Giulia mi piace veramente, lei non avrebbe avuto più a cosa appigliarsi, quindi lo doveva solo mollare, non poteva farci niente. Questo però, ragazzi, significa che Valentina in fondo ci sperava che Tommaso continuasse a incolparla, continuasse ad accusarla, perché più accuse lui le rivolgeva, più il suo tradimento sarebbe stato giustificabile, più sarebbe stato giustificabile un ritorno insieme della coppia. Andiamo oltre. L'ultima puntata di Temptation Island di solito è dedicata ai 30 giorni dopo l'esperienza sull'isola, cioè in pratica Filippo riceve i vari partecipanti di Temptation Island un mese dopo in questa romantica location, e così ci fa sapere se un mese dopo le coppie abbiano confermato la decisione presa ai falò oppure no. Valentina inizialmente, ragazzi, si presenta da sola, il che ci riempie di speranza, tuttavia poco dopo si presenta Tommaso e si presenta lì mentre c'è ancora lei, mentre di solito quando le coppie si scoppiano si presentano in sede separata davanti a Filippo. E già qui io comunque ho detto c'è qualcosa che puzza. Infatti, per come arriva, ragazzi, Tommaso saluta Valentina dicendole ciao amore. Quindi già si intuisce la nuova dinamica di coppia. Allora, lei finge che siano lasciati, lui finge di non averlo capito e quindi la continua a corteggiare, una cosa proprio malatissima che può solo finire male, perché se lei arriva ad innamorarsi di un altro, io non so come se lo deve scollare di dosso Tommaso. Attenzione ragazzi, perché chi manifesta il delirio di infedeltà ha un'alta probabilità di commettere stalking nonché crimini violenti, quindi per cortesia teniamoci il più lontano possibile da queste situazioni così controverse e così malate, con persone che hanno bisogno di aiuto ma non lo cercano.
Questo sempre perché voi la psicanalisi non sia mai, che poi c'è il rischio che diventate persone migliori. Anzi, per cortesia, qualcuno aiuti Valentina, qualcuno aiuti lei, perché chiaramente lei da sola non riesce a tirarsi fuori da questa situazione, chiaramente lei non si sta rendendo conto della situazione malata in cui è invischiata. Avete portato in TV una situazione malata, l'avete fatta vedere, comunque inquadrando sotto una luce negativa il comportamento di Tommaso, va bene, però adesso prendetevi anche la responsabilità di aiutare la vittima di questa situazione. È grave, per cortesia, evitiamo le tragedie, per favore, visto che ne abbiamo l'opportunità. Non lo so, fate la tronista, fate qualcosa. Comunque Valentina, ragazzi, a questo punto racconta che lei e Tommaso si siano visti e lui aggiunge che si siano lasciati andare ai piaceri della carne, il che sinceramente mi è sembrata proprio un'informazione di troppo. Tommaso dice di aver posteggiato Giulia perché ha capito che lei non gli piace, che lui vuole stare solo con Valentina, che lui ama solo Valentina, ma attenzione ragazzi, perché a un certo punto arriva Giulia, pronta a smascherare tutte le balle del ragazzino. Giulia ha raccontato che Tommaso, dopo Temptation Island, fosse andato subito da lei, che ci abbia subito provato con lei e che addirittura abbia tentato di fare fichi fichi con Giulia, ma che lei lo abbia respinto tutto il tempo perché non si fidava di lui, perché aveva paura che lui tornasse con l'ex e perché non gli sembrava una persona molto stabile. Strano però. Tommaso dal canto suo le diceva che era, cioè, che voleva lei, che con la ex non sarebbe mai ritornato, e Giulia adesso ci è rimasta malissimo perché lui sta cercando di tornare con l'ex. Ora, Valentina, ragazzi, tutti sti retroscena non li conosceva, e Tommaso, una volta smascherato da Giulia, comincia ad arrampicarsi sugli specchi, comincia a tremare, balbetta, sembra che stia per svenire, non sa bene che pesci pigliare per giustificarsi, ma non importa, perché anche in questo caso, ragazzi, ci pensa Valentina a giustificarlo. Infatti dice a Giulia: guarda, lui è venuto da te perché noi ci eravamo lasciati, quindi lui era libero di fare quello che voleva. E poi Tommaso pensava che a me non importasse di lui e voleva ripiegare su di te, quindi mi dispiace se ora tu cadi dal pero. Giulia, ragazzi, non perde la sua compostezza e le risponde con molta calma: guarda, mi dispiace per te, Valentina, ma io non cado dal pero. Detto ciò, capisce che la sua presenza lì non ha alcun significato, perché tanto Valentina continuerà a vedere soltanto ciò che vuole vedere, e molto elegantemente Giulia se ne va sulle note di brava Giulia. Bravo anche il montatore che ci ha fatto capire da che parte sta, sei tutti noi. Io al posto di Giulia penso che avrei risposto a Valentina: guarda, amore mio, io dal pero almeno sono caduta, adesso sto qua, aspetto che tu mi raggiungi così ci facciamo un bicchierino insieme. Che dire, ragazzi, a me dispiace troppo per Valentina, perché è chiaro che lei non abbia capito in che situazione si trovi. Spero che ora, diventando influencer dopo Temptation Island, spero che, sentendosi importante per qualcuno, sai, i followers che la prendono sul serio, la ammirano, le fanno fare un po' di money, insomma, spero che in questo modo lei possa recuperare l'autostima che le serve per mandare a quel paese Tommaso definitivamente. E sinceramente spero che i money se li faccia anche lui, così magari si paga lo psicologo ed evita di rovinare altre donne, perché già nel giro di 21 giorni ne ha rovinate due, figurati che cosa può fare in tutta la vita. Sì, vengo dal futuro per riportarvi una notizia un po' scioccante. Ho appena scoperto che l'influencer Gwendalina Tavassi, che credo abbia partecipato pure al Grande Fratello, non so quando, e non so perché, ha pubblicato delle stories in cui ha detto di conoscere, tra molte virgolette, Tommaso, in quanto questo ragazzo sarebbe stato un suo hater per molti anni. Per molti anni, dice, lui mi ha insultata sotto le foto che pubblicavo in maniera molto pesante. Vi faccio vedere le sue stories. Vabbè, ragazzi, cioè, prima coppia di Temptation Island, Valentina e Tommaso. Guardo lui e dico: ma io questo lo conosco, Dio, questo frontone assomiglia a Megamind. Poi mi sono ricordata che c'era sto ragazzino che mi ha insultato per tipo un anno in direct sotto alle foto, e mi insultava così gratuitamente perché non lo conoscevo. Lui diceva che abitava anche qui dietro casa mia e che conosceva mia figlia Gaia, e partivano insulti a raffica quotidiani, ma cose pesanti. E adesso lo ritrovo qui, porello. Pronto, registra.
Ok, ragazzi, mi dispiace molto, sono proprio mortificata, però il video è finito. La situazione è questa, mi sono accorta che la preparazione di questo video stava durando più di tutto Temptation Island, quindi ho pensato, vabbè, facciamo una cosa, suddividiamo il video in vari episodi, così già lo cominciano a guardare prima che parta l'edizione di Temptation Island VIP del 2025. Vi giuro, ragazzi, che uscirà brevissimo la seconda parte del video, nel momento in cui sarà disponibile la troverete qui in questo quadrato, quindi se è già disponibile basta che ci clicchiate sopra, perché la state vedendo in sovrimpressione sopra la mia faccia struccata. Ulteriore motivo per far uscire questo video il prima possibile.